Als Science mein Best Schweizer Icon A spark of light and I can feel What the things I can see When it's not dark What the fountain I can reach All I want I have in this dark place Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui dagli studi di Radio Rete Edicole. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione e avete sentito poco fa l'appuntamento con le notizie del nostro GR. Tra poco andrà in onda la nostra consueta rassegna stampa. Prima però una scheda sulla programmazione odierna, perché alle 10.40, quindi subito dopo la rassegna stampa, avremo un approfondimento sul femminicidio. Sapete che c'è questa iniziativa del tutto spontanea e autonoma dei Drappi Rossi, leggeremo appunto da Repubblica un articolo su questo tema. Alle 11 l'appuntamento con Riccardo Del Gennaro nel nostro Penne e Piume, poi alle 10.15-10.20 il filo diretto con Giuseppe Marchica. Si tratta più che altro di un esperimento, stiamo cercando appunto di stabilizzare l'appuntamento con il segretario del Sinagi ormai il venerdì di ogni settimana. Oggi avremo la possibilità quindi anche di aprire i microfoni, o meglio il nostro collegamento Skype per un filo diretto, quindi vedremo se è possibile avere un dibattito, un confronto un pochettino più ordinato e fare in modo che la radio diventi appunto la sede dove i temi vengono elaborati e magari anche un po' più arricchiti nella prospettiva dell'azione sindacale. Al mezzogiorno, quindi, a seguire all'intervento di Marchica nell'ambito dello spazio dedicato ai Sinagi provinciali, oggi sarà la volta del Sinagi di Firenze, quindi con un ritorno, quello di Raniero e Casini. Bene, allora una piccolissima pausa musicale e poi direttamente con la nostra rassegna stampa. Thank you.
Bene, allora siamo qui, riapriamo i nostri microfoni per dare un'occhiata a quali sono i temi e i titoli sulle prime pagine all'interno dei giornali oggi in edicole. Tanti i temi trattati, alcuni anche molto importanti, l'acqua che sfiora le pareti del Louvre nelle fotonotizie, gli aggiornamenti quindi sull'alluvione in Francia e in Germania, le nuove mosse di Mario Draghi che rivede al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona e conferma la politica sui tassi e sull'acquisto dei titoli pubblici. Poi ancora la sentenza del Parlamento tedesco sul genocidio degli armeni, che in realtà è l'argomento che ha conquistato maggiormente le prime pagine dei giornali, almeno di quelli maggiori, il genocidio degli armeni da parte della Turchia. Quindi si apre un duro scontro politico. Ricordiamo che è stato sterminato 1,5 milioni di cristiani all'epoca. Draghi, per quanto riguarda Draghi, ieri ha parlato delle prospettive dell'economia europea condizionate dall'incertezza della Brexit, dai problemi dell'immigrazione. Alla risoluzione del Parlamento di Berlino, la Turchia ha reagito molto male ed Erdogan ha deciso immediatamente di ritirare l'ambasciatore in Germania. La cancelliera Angela Merkel, che non ha votato la risoluzione, cerca di minimizzare. Siamo amici, ma dal governo turco, pochi giorni dopo l'accordo tra Europa e Turchia, arrivano segnali non concilianti. L'Unione Europea prende posizione a favore delle iniziative di liberalizzazione estrema dei servizi tipo Uber. Le pagine di cronaca italiana si riempiono intanto ogni giorno di tragiche notizie di violenza di uomini contro le donne. Cresce la protesta delle donne, molte le manifestazioni di questi giorni. Conto alla rovescia per le elezioni amministrative. Circa 13 milioni di elettori sono chiamati a scegliere chi guiderà 1.300 comuni, molti si andrà al ballottaggio. Polemiche nell'ambiente artistico sulla presa di posizione di Roberto Benigni a favore del sì al referendum costituzionale. Abbiamo la carta più bella del mondo, ha detto il comico, ma possiamo cambiarla. Sul Corriere della Sera l'intervista al Presidente della Camera Laura Boldrini, che invita ad abbassare i toni sul referendum e discutere solo sul merito. Non deve essere un test sul governo, dice. L'intervista è firmata da Monica Guerzoni e la trovate col richiamo in prima, pagina 8. Sul Manifesto la cronaca della riunione di ieri a Firenze del cinema Odeon, dove si è riunito il fronte del no. Signor No sul sito della CGIL nazionale, Signor No è il titolo del manifesto, naturalmente sul sito della CGIL nazionale e su quelli di Rassegna Sindacale Radio Articolo 1 le commemorazioni invece di Luciano Lama a 20 anni dalla sua scomparsa. E vediamo più precisamente qualche titolo di prima, dando un'occhiata per esempio al Fatto Quotidiano. Nell'inchiesta altri 13 prof del sì, anche Amato faceva pressioni, è il titolo di apertura e si riferisce all'inchiesta dei concorsi pilotati. Dopo Barbera, scrive il Fatto Quotidiano, ecco i nuovi nomi, tutti pro riforma Boschi. E poi la fotonotizia su Benigni. Benigni va con Renzi, poi urla viva la carta, ma è una replica, scrive polemicamente il Fatto Quotidiano, che nella scatola alta riporta una intervista a Adriano Celentano, solo un'incognita ci può salvare, questo sulle città al voto. E poi alcuni approfondimenti all'interno su Marchini e su Raggi, che dicono rispettivamente vincerò grazie ai borgatari e Raggi sono limpida e ho una squadra. Vediamo il giornale, vogliono truccare la partita, si riferisce al voto appunto di domenica. Il giornale, pur di vincere le elezioni e il referendum, il governo si gioca tutte le carte, la Rai dà spazio solo al PD e viene assoldato Benigni per fare uno spot ai candidati di sinistra e a riforma della Costituzione. A centro pagina una vecchia vicenda, quella che riguarda l'amianto, con la fotonotizia di De Benedetti, una perizia inchiodata da De Benedetti sui morti all'amianto, sui morti d'amianto, scusate. Il tema dello scontro tra Germania e Turchia invece finisce a centropagina, anzi un po' più sotto, quindi nel taglio basso, col titolo Germania-Turchia da alleati.
a nemici. Vediamo Libero, Berlusconi, occhio che risorgo, quello che dice Silvio, titola Libero, annuncia il suo risveglio elettorale. Forza Italia è crollata per due motivi, ma so come tirarla su. Renzi è il mio posto, Meloni e Salvini in una coalizione, bisogna stare ai patti e da soli non vincono. Immigrati, la retorica dell'accoglienza fa danni gravissimi. Questi sono i contenuti appunto di questo, di questa intervista a Berlusconi. Pensioni, porto le minime a 1000 euro e abolisco il monopolio INPS. Dice infine: Europa è costruita contro i suoi popoli e Milan vendere, mi dispiace, ma devo. E a centropagina i festeggiamenti del 2 giugno, la Repubblica festeggia, però non sa che cosa, tutte le foto che avremmo preferito non vedere, scrive Libero. Corriere della Sera e Repubblica invece hanno le due aperture molto molto simili, perché riguarda lo scontro tra Berlino e la Turchia, e la stessa fotonotizia, quella di Parigi, della Senna, che è sull'orlo dell'esondazione. Il Tempo, i permessi d'oro dei sindacalisti del Boas, scrive Il Tempo. E La Stampa, l'Unione Europea, prime luci di ripresa, ma è crisi diplomatica tra Merkel e Erdogan. Il Messaggero, rischio Brexit, il contropiano dell'Unione Europea, si riferisce naturalmente alle parole di Draghi. L'Unità titola in prima pagina: due giorni per voltare pagina a Roma e Napoli e confermare i migliori governi locali. Il centro-sinistra può battere le destre populiste e può evitare altri disastri del Movimento 5 Stelle. Anche l'Unità mette nella fotonotizia l'alluvione a Parigi. Poi sentiremo le ultime notizie. Il Mattino, femminicidi, basta sconti, Unione Europea in ripresa, ci crede Draghi, ci crede anche Draghi, il secolo XIX, la Gazzetta del Mezzogiorno, Mattarella, un'Italia migliore, il Gazzettino, dal Mosela alla mafia, i guai della COP. Vediamo che cosa vuole significare il Gazzettino. Contatti con società vicine a Messina Denaro, interdizione per la cooperativa San Martino di Chioggia, durissimo atto d'accusa della prefettura nei confronti della società già coinvolta nella regata storica. Bene, questa è la nostra rassegna stampa di questa mattina. Abbiamo sentito gli argomenti e i titoli dei principali giornali in edicola. A questo punto ancora una breve pausa musicale, e dopo la sigla della rassegna stampa alle 10:40 un approfondimento sul femminicidio.